certo, pure che c'aveva l'apparecchio dei denti sopra e sotto e questi occhiali che richiedevano sempre Caterina Rabella. Diceva Caterina che se c'era riuscito San Francesco a parlare agli animali, figuriamoci se non ci poteva riuscire lei, che da grande doveva essere questa mitopola. Arturo, non fare lo stupido, eh? Allora? Cosa? Ti ho chiesto quanto pesa una rondine! E mi ritrovo al bordo di uno stagno, però uno stagno segreto, al centro del canneto che non si poteva vedere dallo stradone. Un cerchio d'acqua con il cielo dentro. E voltato di spalle dall'altra parte dello stagno, un bambino come me. La luna era un faro bianco, enorme, si vedeva tutto, la palude non era mai stata così chiara e agitata. Gli stagni erano pieni, sentivi quasi le ali degli aironi che si stendevano, le folaghe che volavano a pelo d'acqua, le anatre che battevano becco contro becco, e poi partenze, via, chiari, netti, contro la luna, gli aironi, via, di là, si parte, e poi le piscole, le ballerine bianche, si parte, le gru, mamma come sono grandi le gru, chissà Andrea come sta guardando, chissà com'è felice anche lui. Andrea, esci fuori, è andato via il Barbagianni, non c'è più.